Noi di nuovo torniamo alla paura di non essere all'altezza. Che poi è il motivo per cui in questo evento abbiamo deciso di lavorare sulla paura di non essere all'altezza in tutte le sue espressioni, che ora poi esploreremo velocemente, sia nel lavorarla su se stessi, sia nell'affrontarla su se stessi, sia anche nel usare alcuni strumenti per supportare gli altri nell'affrontarlo, perché, correggimi, comunque ognuno poi affronta le proprie paure e nessun altro può sostituirsi a noi. Il nostro scopo come agenti del cambiamento è supportare e guidare l'altro a fare le cose importanti per superarla. E dico fare perché la paura non si supera conoscendola, non si supera razionalizzandola, non si supera autorassicurandosi, ma intervenendo sui meccanismi che la mantengono e che quindi richiedono che noi facciamo cose differenti. Quindi diciamo che rispetto alla paura di non essere all'altezza, il nostro ruolo è quello proprio di essere i tecnici che guidano la persona a fare le esperienze concrete di cambiamento, le famose esperienze emozionali correttive.